Insomma, fine partita con mister Massimiliano De Mozzi, un 3-0 che ha tanto significato e prima ci ha anticipato anche qualche spunto in più, siamo curiosi. Beh, allora partiamo dalla fine, lo spunto in più è che l'espulsione mi rompe le scatole perché a Brefama Emmanuel era in un momento di forma importante e oggi l'avevo tenuto fuori in vista della partita di mercoledì, che comunque la Coppa c'è, però anche in vista di domenica, e invece ora devo pensare a una gestione diversa. L'avevo tenuto fuori apposta per quello. E non ci voleva questa espulsione, mi sembrava, non lo so, ora rivedrò la partita, magari mi sembrava un po' esagerata, anche perché a forza di prendere calci per tutta la partita, noi abbiamo preso calci il numero 8, loro e il numero 10 hanno menato a calci tutta la partita. E secondo me poteva stare che l'arbitro qualche cartellino in più o dare una calmata, magari non succede dopo, può darsi che abbia sbagliato a reagire un attimo, però ragazzi, io sono quello stato dentro spogliatoio, c'è Malagò, è pieno di botte e tagli. Abrefà mi ha fatto vedere prima della sua reazione, mister mi ha fatto vedere, guarda qua, c'è uno striscio lungo così con i tacchetti, e Pradolino uguale, se può menare in questa maniera qua, quando ci sono squadre che menano, entrano in campo, per menare, sempre menare, il direttore di gara devono prendere dei provvedimenti, bisogna tutelare il gioco, se no si chiama gioco del calcio, se no giochiamo a gioco del menare, e questo non va bene. Io capisco che ci sono squadre che fanno, che ci sono delle qualità diverse, che per salvarsi devono fare certe cose, ma c'è un limite a tutto, e abbiamo preso botte da tutta la partita, perché voi magari dall'altro non accorgete, ma il numero 7 è una roba, si può menare in questa maniera qua, perché sennò poi io ai ragazzi non gli insegno di menare, gli insegno di giocare a calcio, però poi non ci si tira mica indietro, no, se non colpi invece di questo, ma poi quando è ora anche noi non è che dietro ci si tira tanto indietro, poi ci si ritrova sempre. Abbiamo visto anche di come si è allontanato proprio il difensore avversario, conscio di averla combinata anche grossa nei confronti di comunque un collega, perché la reazione magari di Abrefà ci poteva stare, tra l'altro poi... No, la reazione non ci sta mai, perché non bisogna mai reagire. Io dico solo che a un certo punto va tutelato il gioco, va tutelato chi gioca, chi porta divertimento allo stadio, o che prova a essere propositivo. Poi, ripeto, capisco che ci sono squadre che devono giocare per fare un certo tipo di campionato, altre squadre che devono farne un altro, che il gioco è maschio, assolutamente il gioco è maschio, però a un certo punto se vi prendete ora con la telecamera, andate dentro al vostro spogliatoio, andate a vedere che condizioni sono, ragazzi, sono pieni di botte, sono pieni di tacchettate dappertutto, ragazzi, a un certo punto sì, gioco maschio ma sulla palla, non sulle gambe, ecco. Questo non dava tanto bene, sono stato zitto tutta la partita, lo sto dicendo ora, sono stato zitto tutta la partita, però qualcuno è stato un po' esagerato ed è giusto che essere tutelati, se non è così, ok, certo. Ci si adeguerà. Stavo dicendo mister Abrefà, che era stato proprio il giocatore anche maggiormente tassato nella partita contro Lupeano. Sì, esatto, sì, ma però per esempio Lupeano non è stato così, oggi ho visto delle cose un po' troppo al di sopra, così. Senti, tornando invece all'inizio della partita, perché tu hai sempre detto ho 18 giocatori, gestisco appunto... C'erano 5 mesi, mi sembra, 5 cambi diversi, perché ci abbiamo da giocare mercoledì, c'è da giocare domenica, e comunque sia, nonostante questi 5 cambi, la squadra ha vinto 3-0, si gioca contro l'ultima, a livello... È stata addirittura più tosta di domenica scorsa, loro appunto erano aggressivi, per cui non è stata facile, però abbiamo giocato bene ancora, abbiamo fatto 3 gol, potevamo farne di più, purtroppo ci manca sempre di fare qualche gol, sbagliamo qualche gol di troppo, qualche situazione, ma dobbiamo ancora migliorare in qualche situazione che lo so io con qualche ragazzo. Perché sennò poi quando giochi con le squadre più apprezzate, certe situazioni che ci ostiniamo a non fare, poi le paghiamo, perché se si vuole crescere bisogna migliorare, sennò per quelle più forti le paghi. Due gol che sono stati i due iniziali, due gemme. So che quando parliamo poi di valori tu ritrovi il sorriso, due gol di valori che potrebbe essere anche, speriamo anche, gli altri valori potrebbero essere proprio niente. I valori poi mi hanno fatto incazzare per la situazione che ho detto prima.
io devo guardare quello, se uno vuole crescere, ok, due gol, vabbè, bravi, ok, siamo tutti contenti che lui faccia il gol, per l'amor del cielo, però se si vuole crescere e essere un giocatore determinante anche in categoria superiore a questa, certe cose lui le deve migliorare, o il migliore sarà uno che farà 20-25 gol all'anno in eccellenza, come se vuoi faccio una sfilza dei nomi, ma come vanno su le categorie vanno in difficoltà, perché gli manca qualcosa. Allora, lui deve migliorare, lo sa in cosa, e deve stare zitto e farlo, punto. E su questo non ce ne piove. Poi fatto due gol, siamo tutti contenti. Bene. Concludo, io guardo altro. Concludo con la classifica. Potrebbe essere che a questo punto, aspettiamo le conferme degli altri campi, potrebbe essere terzo posto, e sono finite le partite, ci dicono. Quindi Belfiorese che ha perso. Belfiorese che ha perso, però la prima ha solo i due punti di vantaggio rispetto a prima. Però io avevo detto oggi, se vincevamo si recupera, c'è la possibilità di recuperare due punti. Una domenica si trova qua prima, però, che è Pozzolo o che è la squadra. Grazie, mister. Prego.